Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Retro October con un nuovo gioco e oggi si parla di Oddworld e Bodyssey. Dicevo ragazzi, ciao a tutti, benvenuti qua su... Ciao. Ciao! Benvenuti qua su Retro October. Allora, oggi si parla di Oddworld, Abe Odyssey del 1997. Allora, il gioco praticamente parla di Abe, un simpatico alieno che è quello che vedete adesso qua, affetto da una grave sfortuna e poco spigliato nei movimenti. Lavora come addetto alle pulizie per una fabbrica che produce snack ricavati dalla carne di animali alieni, come gli Scrub e i Piramiti. Ma con il passare del tempo queste razze di animali sono andate sempre più vicino all'orlo dell'estinzione. Così i dirigenti del mattatoio Ernia prendono la folle decisione di macellare i Muddocon, che rappresentano la totalità degli impiegati del mattatoio. Ma non è tutto. Anche Abe è un Muddocon e appena capisce la fine orribile che i dirigenti vogliono far fare ai suoi simili, incomincia la sua difficile fuga per salvare i suoi sventurati compagni e distruggere per sempre i mattatoi Ernia. Ragazzuoli, è un giocone, sicuramente l'avrete giocato anche voi, perché comunque Abe ha fatto la storia di... Allora, aspettate solo che abbasso un Ok. pelino perché è altissimo, non so perché rimane altissimo il gioco. Tra l'altro è bellissimo, ok. Ah no, qua non posso neanche abbassarlo. Stereo, vabbè. Speriamo non faccia troppo casino. Vabbè ragazzi, bando alle ciance e iniziamo. Parlato. Ah sì, ok, sì, vabbè, pertanto queste qua me le ricordo poi Ci man mano che vediamo. giochiamo, sì. Vai. Un giocatore aiuta Abe, due giocatori aiutano Abe insieme, no? Seguimi. Ok. È in fase di carimento, quindi stai calmo, bellissima, non mi ricordavo sta frase, ragazzi. Comunque, ragazzi, Abe è stato uno dei giochi della mia infanzia, anche questo qua naturalmente. È stato uno dei giochi, tra l'altro, anche tra i primi che ho provato. Avevo giocato anche la demo, eccetera. Gioco bellissimo. E adesso andremo a vederlo assieme. Fatemi sempre sapere nei Questi commenti. sono i mattatoi Ernia. Si dice che siano i più grandi impianti per la macellazione della carne di Oddworld. Lavoravo qui. Beh, ero più uno schiavo, come tutti gli altri. Questo sono io, mi chiamo Abe. Ero l'impiegato dell'anno. Ora sono carne morta. Ho incrociato il boss più malvagio dell'intero pianeta, Mallok il Glacco. La mia vita è cambiata totalmente in un solo giorno. Una sera stavo lavorando ai mattatoi Ernia fino a tardi. Una volta facevamo gli snack di Mitch. Questo finché i Mitch non si estinsero. Producevamo ancora il pasticcio di Paramita e dell'ottima torta di Scrub. Quello che fa la palle. Pensavo di avere un buon lavoro, almeno prima di scoprire
La vera ricetta di un nuovo snack che avrebbe fatto tutti impazzire. La verità mi avrebbe per sempre cambiato e quegli sguardi impauriti mai più dimenticato. I Glaccon erano preoccupati per gli scarsi profitti. Ok, ci siamo. Ecco, me ne rendo già conto. Visto che per Scrab e Paramiti erano tempi assai tristi. Okay, le cose si stanno mettendo male. Mio sovrano Mollo, che cosa avete intenzione di fare al riguardo? Guarda. Ma Moloch era un capo. Ok, capo. E aveva un suo piano. Voleva un ingrediente segreto? Tritandoci tutti di sua mano! Ma poverine, dai! Dovevo solo fuggire. Dovevo solo scappare. E non sapevo nemmeno dove il destino mi avrebbe potuto portare. Quindi, tiratemi fuori di qui! Attenzione, ragazzi. Abe, che siamo noi. Ok. Adesso dovrebbe iniziare il gioco vero e proprio, ragazzuoli. Allora, aspettate che mi devo ricordare le cose. Ok, così si rotolava, mi sembra. Sì. E poi, ok. Perfetto. Sì, stavo un secondo guardando. Perfetto. Ok, esci. Questa qui è la mappa. Mattato di Arnia. Ok. Qua deve essere proprio fatto a millimetro. No. Ho sbagliato il tasto, Iniziamo già bene, perfetto, figura di merda pazzesca, vai. Quante volte sono morto in sto gioco? Mamma mia. Non lo so. Cosa? No, volevo... Non lo so. Cosa? Vabbè. Ok, no, volevo tipo vedere un secondo se diceva altre cose, ma il tasto al momento non me le sta dando. Ok, probabilmente perché dobbiamo fare pian piano. Agli impiegati è vietato parlare. Poverini. Ok. Oddio, aspettate che qua. Non lo so. Ok. Vai. Ce l'ho fatta. Allora, così si faceva. Aiuto. Vediamo. Aiuto. Ok, si poteva impossessare dei... dei nemici, eccetera. Aiuto. Vedete? Tacte. Tacte. Il nemico si è andato via. Posizionati qui. Non lo so. Aspetta. Com'è per tirare la leva più? Non lo so. Neanche io lo so, non mi ricordo. Ok. Non lo so. No, forse così? Ma porco, due ho sbagliato. Ne ho seccato uno. Ma porco, Giuda. Aspetta. Com'era per salutare? Non lo so. Non lo so. Non mi ricordo per salutare. Non lo so. R2. No? Seguimi. Aspetta, ho sbagliato. Seguimi. Ciao. Ciao.
Seguimi. Ok. Ok. Me lo ricordo sta cosa, era bellissimo. Ok, abbiamo tolto. Abbiamo tolto di là la cosa che ci dava problemi. La parte elettrica. Ok. Aspettate, che non mi ricordo neanche io. Aiuto! Via, 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 via. Dai, vieni qua. Non viene più. Non ci segue lo stronzone. Aiuto! No! Ma porco Giuda. Ah. Da dove mi fa ripartire? Dall'inizio immagino del gioco. Ah no, da qua, perfetto. Almeno così riesco a salvare tutte e due, spero. Aiuto. Ciao. Ok. Aiuto. Perfetto, a posto. Andiamo, 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 andiamo. Certo che qua, tra l'altro, posizionati qui e tira la leva è un po' stronzetta come cosa. Allora, togli qua. Aspetta, com'era così? Ciao, ciao, seguimi, ok. Ok. Ora che mi ricordo i ciao. Tasti. Ciao. No, tu devi salutare, di là. Ciao, ciao. Perché sto qua non mi caga? Ciao, ciao. Seguimi, ok. Non lo so, aspetta. Ok, aspetta. Ciao, ciao. Ah, ciao, no, forse seguimi. Potevi fare uno solo per okay. Volta, forse. Sono io che mi sbaglio, mi ricordo male. Mi sa tanto di sì. No, allora aspetta, facciamo una cosa furba. Tu, vieni qua. Allora. Ciao. Ciao. Appena non lo so. Ok. Okay. Allora, aspetta un po'. Bloccati. E bloccati. E niente. Posizionati nel suo centro. Adesso vediamo. Aspettate, scusate ragazzi, mi sto incasinando. Lo so. Però da tanto che non ci gioco e quindi non mi ricordo bene come cazzo lo si faceva già sto pezzo. Che tra l'altro è uno di quei giochi stra incasinati, ragazzi. Voi non immaginate quanto sia incasinato sto gioco. Cioè è veramente tanto incasinato, eh. Ve lo posso assicurare. Ok. Vediamo se posso andare dall'altro tipo. Perché se posso andare dall'altro tipo lo ammazzo direttamente. Boh. Solo che non so quanto dura la lunghezza. Come cazzo la fa? Ok, l'abbiamo fatto. Onesto. Non posso saltare però così. Infatti. Allora facciamo una cosa furba. Lo ammazzo di per sé io facendo così, eh. Ah no, potevo anche usare l'altro. Che scemo. Posso cadere semplicemente, vero? Non ci pensavo. No, aspetta, perché questo qui mi muore il tipo poi. Aspettate, fermi. Che poi mi muore il tipo è un casino. Tra l'altro quanto tempo che può tenerle, pazzesco. Ma forse posso anche cadere così, no?
Però potrei provare a metterlo direttamente lì e poi e uscire dalla cosa. Vediamo un attimo. Così. Ah no, è vero, potevo farlo esplodere, è vero. Me l'ero dimenticata sta cosa che potevo farlo esplodere, è vero, non ci pensavo, ragazzi. Allora, rifacciamo. Ciao, ciao. Ciao. Seguimi. Non lo so. No, seguimi. Ok. Ok. LOL. Posizionati qui. Ok. Che bello però. Per usare il cappio. Vabbè, questo che abbiamo già fatto. Aspetta. Allora, gli diciamo di aspettare qua. Tu devi aspettare qua. Oddio, sbaglio i tasti. Aspetta, ok. Ok. Così andiamo a prendere l'altro. Allora. Ciao. Seguimi. Ok. Ok. Dai ragazzi, era geniale questo gioco qua. Tra l'altro è intricatissimo a livello di cose da salvare, eccetera. È veramente un casino per salvare qualcuno. Allora, mettiti lì. Perfetto. Aspetta, ok. Ho capito. E io? Loro sono ancora lì sopra, naturalmente. Ma quanto sono pirla. Ma quanto sono pirla, ragazzi, ditemi quanto. Ditemi quanto, vi prego, ragazzi. Mi sono lanciato come uno stronzo. Non riusciremo mai ad andare avanti oltre sto pezzo, sappiatelo. Cioè, non ce la faremo mai. Ok. Sì, ciao. Dai, su, facciamo veloce. Ok, vai, vai, vai. Andiamo a seccare l'altro. Perfetto, vai, vai, vai. Dai, su. Perfetto, seccato tranquillissimo proprio. E poi tua. Ok, è fatto anche questo. Eppure io comunque mi ricordo. C'è la maniera, mi ricordo, per. Seguimi, ciao, seguimi. Ok, seguimi però. Seguimi, Ok, andiamo. Dai, su, veloce, veloce, veloce. Che devo prenderli tutti e due. Devo anche capire come cazzo allora prenderli tutti e due e farvi mettere nel punto dove dovete mettervi. In effetti non è facilissima sta cosa qua. Aspetta, ok. Anche perché se loro scendono comunque. Fatemi pensare. Seguimi. Ciao. Ok, devo prima salutarlo. Seguimi. Ok. Ok. Perfetto. Volevo capire, non mi ricordo se per caso sono loro che dovevano muovere, cioè potevano muovere le cose o meno. Allora, ma la piattaforma è ok. Aspetta, Sposizionarsi nel ok. centro. Primi giù. Non lo so. Ah no, è vero, che scemo che sono anch'io. Quanto sono rincoglionito, ragazzi, quanto, ma ditemi quanto. Dai, scappate.
E vai ragazzi, e due l'abbiamo salvati. Finalmente abbiamo capito come funzionava. Me lo sono ricordato. Perfetto. Ma quindi posso dirgli anche a lui di venire, di seguirmi? Ciao. Ciao. Seguimi. Non mi segue. Forse sì. No, non mi segue perché è un'altra zona. Ok, test di van. Ogni tanto faccio dei test, non ci fate caso. E di scappare. Diamond. Ok. Per allertare un Mudokon, digli ciao. Ah, ok. Perfetto. Ciao, ciao, seguimi, ok. Allora, lo mettiamo un secondo qua davanti. Non lo so, aspetta, ok. Vai. No, tanto due ne abbiamo evasi, siamo tranquilli. Andiamoci a prendere l'altro, il nostro amiciccio. Proprio Ciao, tranquilli stiamo giocando, ragazzi. Proprio seguimi, ok. tranquillissimi, via. Tanto tra poco mi sa che ci becca un altro nemico. Vediamo un secondo se per caso riesco a salvarli. Perfetto, due altri due salvati. C'è un nemico qua sopra che... Vediamo. Ecco. Ok. LOL. Vediamo se anche così non cambia un piffero. Ok. Beh, la cosa positiva è che poi l'abbiamo fatto cadere male. Oddio. Allora. Ok. Via. A posto. Non lo so. Per disattivare una bomba, abbassati vicino ad essa e premi giù. Oddio ragazzi, muoio da ridere ragazzi, muoio da ridere, non dico nient'altro. Ragazzi, non avete mai visto una partita così disastrosa di Abe? Penso di poterla fare solamente io una partita così disastrosa in Abe. Allora. Ma l'avevo cliccato Cravarde, maledetto! Ma maledetto, ma faccio veramente schifo sto gioco. Non facevo così schifo quando ero ragazzo. Mamma mia, ragazzi. Come sto giocando di merda. Mamma mia. Vi metterete a ridere, secondo me, vedendo questi video. Allora, rifacciamo. Aspetta che è più complication. Allora. Ma vedi che lo faccio sul verde? Ma vedi che lo faccio sul verde e mi diventa subito rosso? Allora è infamata. Dai, ragazzi, è un'infamata. Cazzo, eppure mi ricordo che questo gioco non era così tanto difficile. Cioè, quando ero ragazzo lo giocavo 1000 volte meglio, praticamente. Ah, boh. Allora. Oh, finalmente. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Vai. Dove vai? Ma perché? Ma perché sta cosa? Ma dai, ma che infamata. Che infamata, ma non mi aspettavo che... Ma che infamata. Di qua cosa c'è? Niente. Morì a male allora, stronzo. Vabbè. Tanto era giusto così per farvelo vedere più che altro, ragazzi. Ah, ecco com'è che dovevi fare, ho capito adesso. Vabbè. Ormai. Vedete tra l'altro che dovete mettervi proprio bene, perché se non vi mettete bene... Cosa caspita ho cliccato?
Non riuscite ad andare avanti nel livello. Andiamo. Vediamo dove posso andare, fin dove posso andare, sento così. E allora facciamo l'esplodere male. Perfetto. Che bello l'esplosione male. Allora, qua mi ricordo benissimo che bisogna bloccare l'aggeggio. Ok. Allora. Ciao. Ciao. Seguimi. Ok. Dai. Perfetto. Così stavolta andiamo direttamente a salvare tutti e due. Sti due siamo a posto. Ah no, aspetta, non l'ha portato però con noi. Dove caspita è andato? Fermi tutti. Non mi ha seguito il cicettino però. Infatti non mi ha seguito. Quindi? Quindi com'è? Dove caspita devo andare per far sì che si... Fermi un attimo. Tecnicamente dovrebbe seguirmi. Vediamo un secondo. Ciao. Ciao. Seguimi. Ok. Se io faccio così... Lui non si mette però giù. Lol. E quindi è un problema questo qua però. Vedete però, non fa uscire niente. Aiuto. Eccala. Aiuto. Che maledetto. Ciao. È veramente un maledetto. Continua a seccarli tutti, ragazzi. In realtà il gioco, lo scopo del gioco non è... Non è nient'altro che questo. Farli seccare tutti. No, scherzi. Entra furtivo. Ok, vediamo. Bloccati. Niente. Vabbò, ragazzi, tanto avete visto com'è il gioco. Avete visto la mia rovinosa partita, assolutamente rovinosissima. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ancora di aver seguito questo episodio di Retro October, che appunto Oddworld Abe's Odyssey, giocato malissimo da Van. Ci vediamo domani con il sesto gioco, sempre di Retro October. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi. Ciao ciao.